Se vogliamo iniziare quest'ultimo incontro, che come dicevo prima sia soltanto un invito questo di stasera a prolungare questa nostra esperienza e a continuare, insomma, le condivisioni delle nostre esperienze anche al di là di quello che sarà poi la fine di questo corso. Io ringrazio Valerio per l'opportunità che ci ha dato e tutti coloro che poi ci hanno seguito in questa esperienza, che sicuramente è stata molto formativa anche per noi tutor, no? Un po' tutti quanti abbiamo ricavato un po' di beneficio professionale da queste attività. Non so, sicuramente. Non è stato detto tutto, è stato detto qualcosa. Comunque, spero che qualcosa di nuovo possa essere nato da questi nostri incontri. Sicuramente uno scambio di opinioni e di risorse che più o meno si conoscevano. Per quanto concerne il lavoro finale, io proporrei appunto, come avevamo detto nell'altro incontro, che ciascun corsista può utilizzare le conoscenze e i software a disposizione, perché non era la finalità di questo corso quello di individuare un software specifico per creare Learning Gadget. Abbiamo dato nel corso di questi nostri incontri, abbiamo dato diversi link. Diverse metodologie da seguire nel creare oggetti adatti ad una presentazione con una lavagna interattiva multimediale. Se li vogliamo ricordare velocemente, se andiamo alla seconda slide che potete osservare dal link esterno, io proponevo tra le mie sperimentazioni già collaudate, proponevo l'attività con i laboratori virtuali, la didattica esperienziale, quindi proponevo fogli di lavoro dinamici per la matematica, per la geometria, proponevo digital storytelling anche per l'insegnamento soprattutto delle lingue. Proponevo anche attività che si possono realizzare con le line time, questo in particolar modo per l'insegnamento della storia anche, e poi una serie di giochi didattici, didattica ludica, la possibilità di sfruttare le potenzialità della lavagna anche attraverso la visione di video lezioni, di lezioni animate. E la potenzialità che assumono in più anche le nostre lezioni multimediali, che sicuramente già avevamo pronte da qualche anno a questa parte, già si lavora nel senso della multimedialità. Ora, con la lavagna elettronica, queste attività possono assumere dei valori valore aggiunto per la didattica. I test interattivi. Questi interattivi che possiamo creare sia con software esterni e per chi possedesse la Smart, c'è una dotazione molto ampia di test interattivi che si possono personalizzare per specifici contenuti da trattare e per le specifiche discipline. La possibilità di avere dei software che abbiamo consigliato anche nelle lezioni precedenti per progettare la webquest, e poi, perché no, io cerco sempre di indirizzare i miei obiettivi verso una didattica che assuma anche connotati, oltre che di interattività, di multimedialità, anche di immersione, e per questo, insomma, le esperienze che sto facendo in questo ambiente di cui l'Anitel mi ha dato l'opportunità di intervenire, quindi nell'ambiente in cui ci troviamo, ossia nei mondi virtuali, in Second Life in particolare. Quindi questa serie di attività possono essere anche, non tutte ovviamente, incluse
in un percorso didattico che possiamo andare a realizzare nella creazione del learning object che bisognerebbe progettare come compito finale di questo nostro corso. Sì, poi nella terza slide, che se avete sotto mano dal link esterno a Second Life, riassumo di nuovo le possibilità, le modalità di apprendimento in modo più dettagliato, ma grosso modo sono le attività che abbiamo appena descritto. Vedo l'aggiunta di attività ludiche anche come cruciverba, puzzle, labirinti interattivi, il gioco del 15, insomma tutte quelle attività che possono destare interesse e coinvolgimento da parte dei nostri studenti. Questo senz'altro, la parte ludica è sempre qualcosa che nella didattica tradizionale veniva spesso trascurata. Adesso abbiamo l'opportunità di realizzarla in modo molto più semplice attraverso il web, attraverso la lavagna, quasi in modo naturale. Che altro possiamo consigliare? Anche nella fase di progettazione della lezione si potrebbe pensare anche nella fase introduttiva di inserire anche podcasting, audio lezioni, video tutorial e quindi le idee sono tante, no? Le proposte e i suggerimenti sono tanti, però ciascuno di noi potrebbe averne altrettanti. Non mi voglio sbilanciare poi troppo nel dare consigli perché so che la professionalità di ciascuno è ben apprezzabile alle mappe concettuali quanto sia la varietà che di software che è libero che il web attualmente ci offre. Videoletteratura, quindi link alle videoteche sia della Rai di Explora e poi anche alle risorse che possono provenire da YouTube. Un bel video è sempre una bella vetrina per presentare un argomento ai ragazzi, quindi presentare dei video non eccessivamente lunghi, ma che introducano l'argomento in maniera non faticosa, perché seguire un video è un'attività gradevole, rilassante, piacevole. E comunque che si presenta in un linguaggio espressivo molto più diretto rispetto a un testo scritto in linguaggio simbolico. Andando avanti, ecco, molto si può, per chi voglia utilizzare laboratori virtuali, molto si può attingere dal PET, quindi dall'Università della California. Vediamo che cos'altro ho messo in queste slide portanti. Poi, se riuscite a scorrere i miei spunti per poter realizzare una lezione con la LIM, in cui io faccio alcune osservazioni, perché questo è un problema, è una richiesta che mi è stata posta fin dall'inizio che le LIM sono apparse nella nostra scuola, quindi parlo del 2005. E come organizzare una lezione? Beh, io lascerei molto alla fantasia dei docenti, ma a questo punto dipende con quali docenti stiamo dialogando, no? Una lezione con la LIM comunque non può essere improvvisata, e questo forse che allontana un po' di docenti da questa attività, perché sicuramente
È un'attività nella quale bisogna credere, bisogna lavorarci sopra e la lezione non cade dal cielo, non si può improvvisare molto la lezione, se non in fase di fruizione. Quindi credo che gli obiettivi, le metodologie, i tempi, i materiali debbano essere definite e reperite con adeguato margine di anticipo. È certo che tutto il tempo dedicato però lo ritroviamo negli anni successivi. Una volta che si è impostata una bella lezione relativa ad un contenuto specifico, chiaramente a differenza della lezione tradizionale che si perde con il gesso della lavagna e con i nostri interventi verbali che poi ovviamente si perdono anche quelli, si spera che rimangano nella mente dei nostri discenti. Comunque a livello di documentazione a noi non restava nulla. Ho pensato ad un modello che deve essere sempre molto flessibile, un modello che deve essere continuamente ripensato, no? Ed è del tutto personale, ecco, anche qua lancio delle proposte, ma possono essere modificabili, addirittura anche criticabili. Cioè, quando si fa una sperimentazione, qualsiasi intervento, qualsiasi proposta, anche le critiche servono a far crescere la sperimentazione. E vabbè, indico in particolare i possibili passi che si potrebbero seguire nella realizzazione di una lezione. Ripeto che lo schema potrebbe essere utile ai neofiti, nei primi approcci con la LIM. Ma non bisogna mai togliere nulla alla creatività e alla fantasia dei singoli docenti. Ciò che può tornare utile è l'indicazione di quelle metodologie sulle quali abbiamo pensato, riflettuto, sperimentato durante questi anni di attività. E quindi gli strumenti pure che si consigliano, ovviamente i software che uno ha trovato, stanno là, sono liberi e quindi poi ciascuno può farne e pensarne il miglior sviluppo possibile per la didattica. Anche qua, quando presentavo le prime volte questa slides, se, delle volte si può peccare di ambizione quando si vogliono dettare delle proposte così innovative, no? E quindi bisogna sempre andarci con cautela e quindi ribadire che sono gradite le critiche e soprattutto però i suggerimenti. Quando la critica è costruttiva, abbiamo tutti da guadagnarci. Se invece poi ci si pone in contrapposizione, così per partito preso, allora poi non si giunge a nessuna conclusione positiva. Non è il nostro caso, so che qui, insomma, Second Life stiamo lavorando tutti per una crescita comune.